Solo un pareggio per il Chieti a Recanati in una gara combattuta che ha visto comunque una squadra volitiva e che ha profuso tutte le energie per cercare di conquistare l'intera posta, al cospetto di una recanatese che si è dimostrata un osso duro. Per la squadra del presidente Giorgio Pomponi è un pareggio che soddisfa poco, che lascia l'amaro in bocca e la squadra nel limbo di metà classifica in attesa di una settimana, l'ennesima, che potrebbe regalare altre sorprese. Prima della gara, apprensione per un leggero malore occorso ad un tifoso teatino. Al terzo la prima emozione di marca locale con una conclusione a scendere di Cianni che sfiora la traversa con Fatone però sulla traiettoria. Il Chieti spinge ma sono i marchigiani a rendersi ancora pericolosi all'undicesimo con il bomber Miani che allarga troppo il compasso mandando la sfera di pochissimo a lato. La squadra di Donato Ronci appare volitiva, ma dopo una settimana particolare la tensione è palpabile. Al 17° c'è un mezzo pasticcio fra Vitale e Fatone con la palla che finisce in calcio d'angolo. Al 19° si vede per la prima volta la squadra teatina con un tiro dai 25 metri di Dos Santos fuori misura. I ragazzi di Ronci ci credono e al 29° è Bocchino con un tiro angolato a chiamare alla parata a terra Verdicchio. Ma l'occasione più pericolosa dei neroverdi arriva al 32° quando ancora Dos Santos in area tira a botta sicura trovando la respinta miracolosa di Falco. Il Chieti gioca a sprazzi al 43° Evansia a chiamare al miracolo Verdicchio che respinge quasi distinto. L'avvio di ripresa è però amaro per gli abruzzesi. Al 6° la recanatese si rende infatti pericolosissima con un colpo di testa di Falco a 2 passi da Fatone che respinge distinto. Il portiere ospite non può nulla però al 7° con il vantaggio griffato da Miani che è servito da Garcia con un pallonetto batte l'estremo neroverde. Il Chieti non ci sta, reagisce con un tiro dalla distanza di Bocchino al 9° minuto e con la respinta di Verdicchio. Passa qualche secondo e al 10° il Chieti chiede un rigore per un sospetto contatto in area marchigiana ai danni di Dos Santos. Verdicchio protagonista un attimo dopo quando respinge una conclusione di Varone in calcio d'angolo. La gara ora non regala un attimo di respiro e così al 15° arriva il pari di Massimo con una deviazione probabilmente di Patrizzi che inganna il proprio portiere. La gara resta equilibrata e alla mezz'ora c'è una buona opportunità per il neoentrato Latini della Recanatese che chiama al salvataggio Fatone. Il finale di match vede attacchi dall'una e dall'altra parte con al 41° un'occasionissima per i padroni di casa sugli sviluppi di un angolo di Cianni e con Sciongo che in mischia non riesce a trovare il varco giusto. Dopo 3 minuti di recupero arriva alla fine con i giocatori del Chieti a rapporto dai tifosi tutt'altro che contenti della prova della squadra. Ronci, come si può considerare questo pareggio con la Recanatese? Positivo perché secondo me non era facile, affrontavamo una squadra in salute che dall'arrivo di Antonio Megomonaco aveva fatto risultati molto molto importanti, una squadra tosta di categoria e noi l'abbiamo affrontato secondo me con il piglio giusto, abbiamo fatto secondo me bene il primo tempo cercando di tenere più palla di loro, abbiamo avuto qualche occasione, però l'approccio è stato importante. Il secondo tempo siamo ripartiti con un po' di difficoltà, ci siamo abbassati un po' e loro su un recupero palla in mezzo al campo hanno trovato sto gol e poteva tagliarci le gambe. Abbiamo avuto una reazione violentissima, abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo, per un quarto d'ora, 20 minuti l'abbiamo messa a record, abbiamo fatto un bel gol e poi abbiamo continuato un po' a premere cercando di provare a vincere. Però questo è un campionato equilibrato, difficile, tosto e i particolari a volte possono fare la differenza. Però io sono contento della prestazione perché veniamo da un periodo non facile. Cosa è successo al 91° quando i giocatori sono andati sotto la curva? Ma è chiaro che i tifosi vogliono vincere, è normale che vogliono vincere, però io ho detto ai ragazzi andiamo perché a testa alta, perché noi abbiamo dato tutto quello che abbiamo, abbiamo fatto secondo me una buonissima partita e questo è un campionato, ripeto, difficile. Un punto importante che ci dà sicuramente morale e che ci fa lavorare con più serenità e nell'attesa che la società ci aiuta, ci prende qualche giocatore perché l'organico è un po' corta e speriamo di continuare così perché stiamo facendo bene e di fare altri punti. Chiede una grande squadra, è partita con programmi diversi dai nostri sicuramente, è una squadra tosta, l'ha dimostrato sul campo che poteva anche vincere come poteva anche perderla la partita.